Bluff. Il prop trading, sì, è proprio un bluff. Bluff, lo conoscerai questa parola? Se hai giocato a poker sicuramente la conosci. Cosiddetto bluff, così come citano le parole di Wikipedia, è un atteggiamento tenuto da un giocatore durante una competizione che tende ad indurre in errore l'avversario, in cui il giocatore che fa il bluff fa credere di essere in una situazione migliore di quella reale. Niente di più azzeccato per poter descrivere quello che è realmente il prop trading. Per farti capire cosa voglio dire, ti racconterò in questo video quello che ho scoperto. Ti farò vedere fatti concreti. Quindi, a sorpresa, tac, si chiude in tronco la serie di video dedicati all'argomento. Questo è l'ultimo video che faremo sulle prop. Bandirò il prop a tutti i miei allievi e ritorneremo ai nostri buoni e sani broker. Al momento, sicuramente penserai: caro Giuseppe, hai fatto tanti video sulle prop e adesso dici che è un bluff. E io, per darti una risposta alla tua domanda, ti chiedo di vedere fino alla fine questo video e capirai perché ad un tratto ho cambiato il mio modo di pensare in maniera così radicale. Se non mi conosci, sono Giuseppe Ippolito e se vuoi continuare a vedere questi video, metti un like e iscriviti al canale affinché io possa continuare a farli. Prima di iniziare, ti chiedo qualche secondo, abbandona per un attimo l'idea del bluff e concentrati soltanto un minuto perché devo darti una novità eccezionale, e cioè ciò che ho studiato per coloro che vogliono far diventare il trading la propria professione, e cioè non un corso, ma un nuovo percorso no limits. Ti darò le mie lezioni individuali senza limiti. Ti darò i miei segnali di trading senza limiti per tutto il tempo che sarà necessario, fino a che non diventerai un trader di successo. Quindi non ci fermeremo fin quando non sarai diventato profittevole. La cosa fondamentale è che avrai un prezzo determinato, quindi solo una volta, senza sorprese, e pertanto un costo limitato, ma una scadenza illimitata. Ovviamente, No Limits è un percorso che non è adatto a tutti, perché nasce per essere una squadra di soli vincenti, ma per essere ammessi non serve esperienza, serve soltanto tanta determinazione. Se vuoi saperne di più, clicca sul link che trovi qui in descrizione. E adesso iniziamo il nostro video rivelazione sul prop trading subito dopo la sigla. Al posto di questo video, oggi doveva esserci la recensione su The Fivers, così come avevo promesso nel video precedente. Tutto pronto, le analisi complete, avevo letto tutti i termini e condizioni, avevo letto tutte le recensioni negative su Trustpilot, avevo anche fatto tutte le simulazioni per vedere quale dei tre programmi era più profittevole, quindi un lavoro da pazzi che adesso magari ti farò vedere al volo, ma che ha poco senso alla luce di quanto vedremo successivamente in questo video. La radice di questo video da dove nasce? Nasce da un evento. Mentre facevo questa analisi approfondita su The Fivers, mi scrive Roberto, un mio allievo che dopo 4 mesi di lavoro su The Fivers mi scrive un messaggio su WhatsApp: ho fatto una cazzata, avevo 3 operazioni in cui ho perso la testa, quindi avrà tolto lo stop loss, non l'avrà messo. Ho beccato il 4%, quindi il 4% di stop out. Cazzo, 4 mesi perfetti e ora devo ricominciare tutto da capo. Fanculo le prop, apro un conto da 1000 euro su un broker. A conti fatti, ho visto che le mie stesse operazioni identiche su un conto normale, oggi avrei ancora di più delle mie 1000 iniziali. Ovviamente, in quel momento gli ho risposto, poi ci siamo sentiti. Ma alla fine della chiamata, ero ancora lì che mi frullava il cervello. Pensavo, è davvero conveniente investire tutto questo tempo, mesi se non anni, per avere sempre questo stop out dietro le spalle, che ti sta, addosso? Sulla scia di questo conto di 1000 euro di cui mi parlava Roberto, dico: facciamo un po' di simulazioni. Ero lì su Excel che facevo le comparazioni dei profitti su The Fivers, un po' simili a quelle che viste nel video precedente, e dico: vediamo, anche se ho 1000 cose da fare, prendo 5 minutini, faccio qualche simulazione, prendo le stesse operazioni
su The Fivers e faccio una simulazione ad aprile come se fosse un conto reale su un broker con 500 euro. Vediamo che cosa succede. Una cosa veloce, 5 minutini al volo. Ci ho lavorato 3 giorni fino a ieri. È possibile che guadagno più da un broker che dalla prop? No, pensavo. Provavo e riprovavo, ci sarà qualcosa di sbagliato, è impossibile che guadagni di più da un conto normale che da una prop. Quindi non facevo altro che controllare e ricontrollare un miliardo di numeri che adesso vedremo. Succo del discorso, se prendo 500 euro e li metto su un conto reale, su un qualsiasi broker, e apro le stesse operazioni con la stessa gestione del rischio che farei su una prop trading come The Fivers, praticamente guadagno più sul conto reale che su The Fivers. E non solo. Pensavo, dico, forse su FTMO, che è un drawdown più largo, una leva maggiore, mi converrà di più FTMO. E invece no. Guadagno sempre di più su un conto stupido da 500 euro su qualsiasi broker. Adesso andiamo nella condivisione schermo. Mi viene da ridere perché effettivamente dopo tutti questi video farti vedere questa simulazione è veramente paradossale, però andiamo a vedere tutto il lavoro che ho fatto. Andiamo sulla condivisione schermo. Allora, iniziamo parlando del lavoro che avevo fatto su The Fivers, anche se alla fine probabilmente immagino che per molti non sarà più interessante lavorare con il prop trading, se capirai bene il concetto che vedremo fra poco alla fine di questo video. Ma se comunque vuoi provare lo stesso prop trading, questo lavoro potrebbe ritornarti utile. Guardiamolo in maniera veloce, in maniera sintetica. Avevo fatto una ricerca su quello che era la storia della società, quindi capire di chi era la proprietà. Sulla loro società limited inglese, sono proprio sul sito gov.uk, quindi il sito ufficiale del governo inglese. Mr. Gil Benur del 1972 possiede più del 50% ma meno del 75%. L'altro socio, Snir Ayel, del 1976, possiede più del 25% e meno del 50%. Questo significa che probabilmente saranno 51-49. Sono loro i due proprietari di questa società. Si vede, queste sono le loro foto su LinkedIn. Diciamo, la foto di Snir Ayel e il profilo, si vede che diciamo non è un profilo del tutto professionale, però come si nota è il programmatore, quindi sarà il capo diciamo dello sviluppo della società, mentre Gil Benur, profilo sicuramente più professionale, persona di esperienza, null'altro che possa farci capire la solidità di questa azienda. Andiamo a vedere le caratteristiche invece dei loro piani. Piattaforma, hanno sia MetaTrader 4 che MetaTrader 5. È permesso il trading sia durante il weekend che durante le notizie, ma attenzione alle notizie perché, come abbiamo notato con i miei allievi, gli spread aumentano considerevolmente. Gli expert advisor, se vuoi fare trading sistematico con qualche software, puoi farlo all'interno della MetaTrader 4 o MetaTrader 5, quindi permesso. Per quanto riguarda gli spread, invece, quello che viene, diciamo, menzionato all'interno del loro sito è una media che va dal 0,2 pip fino a 0,9 pip sulle major, ma come abbiamo verificato nella realtà poi gli spread sono molto ma molto più ampi, cioè da 0,5 fino a 1 pip e 8 sulle major, e sui cross sono ancora maggiori, senza considerare che abbiamo anche queste commissioni. Quindi 4 lotti e mezzo di dollari per lato significa 9 dollari per operazione, si intende a lotto, quindi diciamo una media di 8 euro per ogni operazione se apriamo un lotto, 80 centesimi se apriamo un mini lotto, 8 centesimi se apriamo un micro lotto. Non ci sono operazioni minime, lo stop out è un importo fisso e non un drawdown, quindi un lato positivo questo. Per quale motivo? Perché se ho un capitale da 10.000 e il mio stop out al 4% sono 400 euro, quindi sarei stoppato a 9.600 euro. Se io guadagno 500 euro, porto il mio conto a 10.500 euro. Se ci fosse la regola
del 4% sul drawdown, io probabilmente se ritorno di nuovo a 10.000 verrò stoppato. Invece, in questo caso, essendo un importo fisso, io avrò uno stop out di 900 euro. Quindi le 500 euro che ho guadagnato più le 400 euro di stop out iniziale. Quindi posso perdere fino a 900 euro, avrò maggiore possibilità. Per quanto riguarda lo stop loss, viene richiesto uno stop loss massimo per quanto riguarda il piano low risk dell'1,5% sul bootcamp dell'1%. Come ci renderemo conto fra poco, con uno stop out del 4% sarebbe praticamente da pazzi inserire uno stop loss dell'1,5%, quindi comunque queste percentuali sono già molto alte rispetto a quello che potrebbe essere diciamo un corretto risk management. Per quanto riguarda l'assistenza, test negativo, mi sono collegato alla loro chat, mi hanno risposto immediatamente, ma quando ho fatto la mia domanda mi hanno detto un attimo e poi alla fine sono scomparsi. Ho chiesto e richiesto, l'ho fatto più di una volta, praticamente almeno nel mio caso è test assolutamente negativo, anche perché ho pure mandato una mail al quale non mi hanno risposto. I miei allievi invece, che seguono i loro programmi, nel caso loro hanno risposto l'indomani, però per me non è sicuramente positivo quello che è successo. Le altre caratteristiche, andiamola a guardare al volo. Si può estendere il loro piano low risk se entro i 6 mesi non si arriva al 6% nel low risk, ma hai superato il 2,5%, puoi richiedere prima un mese, poi un altro mese di estensione. Dopodiché, praticamente, se non sei riuscito a fare il 6% in 8 mesi, puoi abbandonare la prova. Se hai 6 mesi, sei con un saldo positivo, ma inferiore al 2,5%, praticamente non puoi chiedere l'estensione. Per quanto riguarda il programma aggressivo, invece, c'è una ripartenza gratuita se la nostra equity in quel momento è positiva. Risoluzione del programma. Una cosa interessante, che era quella che dicevo l'ultima volta, è proprio questa, cioè i trader, dopo che sono stati buttati fuori dal loro programma, possono rientrare ripartendo dallo step che avevano lasciato, pagando praticamente lo stop out. Cioè, se il mio stop out è del 4% su un capitale, per esempio, di 10.000 euro, posso rientrare pagando 400 euro. Ovviamente in questo caso non ha senso, perché sarebbe più interessante andare a pagare la quota di iscrizione che di 200 e rotte euro. Però nel momento in cui io ho, per esempio, 300.000 euro affidate, io potrei, se vengo buttato fuori, posso rientrare riavendo lo stesso capitale di 300.000 euro pagando 12.000 euro, cosa che io non farei mai. Quindi, anche se questa inizialmente mi sembrava una condizione interessante, a calcoli fatti non rischierei di pagare una cifra così importante. Andiamo invece al confronto dei loro piani. Abbiamo questo piano di tipo aggressivo, che è molto simile a quello normale, poi un nuovo piano, che è il piano bootcamp. Partiamo prima di tutto dal dire che in tutti e tre i piani c'è un drawdown massimo del 4%. Questo è il numero magico, quello che realmente ci deve interessare, perché posso avere tutta la leva del mondo, posso avere la libertà di mettere gli stop che voglio, posso avere uno scaling plan eccezionale, ma questo è realmente quello che fa la differenza. Questo è il capitale che io posso perdere, questo è il capitale realmente sul quale io sto lavorando. Queste tre variabili sono uguali in tutti e tre i piani. Se facciamo un confronto fra il normale e l'aggressivo, quello che subito salta all'occhio è che, avendo lo stesso drawdown, sarebbe da stupidi cercare di fare uno scaling plan al 12% e poi al 25%, cioè dover performare il 25% per farmi raddoppiare il capitale, quando qua invece sarebbe prima del 6% ma poi del 10%. È ovvio, se la mia strategia è una strategia di tipo scalping, quindi operazioni molto strette, è ovvio che magari mi servirà questa leva. E in questo caso l'aggressivo potrebbe essere più interessante rispetto al normale, perché c'è una leva davvero bassa. Ma quello che io consiglio è che, se hai un tipo di trading di tipo scalping, non vanno bene né uno né l'altro. Quindi vai su un che ha molto più drawdown e molta più leva. Per chi fa un'operatività
di tipo swing, comunque non scalping o intraday stretto, questo potrebbe essere un piano interessante. Come ho detto qui, non è adatto allo scalping. Quindi questo, secondo me, proprio da abolire. Questo è interessante solo per chi non fa scalping. Perché? Perché c'è una leva molto bassa. Per quanto riguarda invece il confronto fra normale e bootcamp, stesso drawdown qui. Cosa più interessante invece sul bootcamp è che ho uno scaling plan che praticamente va a scaglioni del 5%, quindi dopo la prima fase iniziale che è dell'8, successivamente invece poi sarà del 5, rispetto a qua che praticamente è prima del 6 e poi del 10. Quindi nel lungo termine bootcamp molto più interessante. Interessante anche per la divisione dei profitti, quindi sempre sul lungo termine si parte da tutte e due da un 50%, ma poi il bootcamp, come vedi, alla fine mi darebbe un 80%. Questa differenza rischio operazione 1,5, rischio operazione 1, come ho detto io prima, con un drawdown del 4%, questa differenza non fa testo. Per quanto riguarda il costo è più o meno simile. Andiamo a capire come funziona nel loro sito il piano bootcamp, e cioè si deve fare un 24% diviso in 3 step da 8% l'uno, quindi 8, 16, 24 sono 3 challenge. Non ci interessa più di tanto il balance perché non guadagniamo nulla da queste 3 challenge, non ci pagheranno nulla. Dopo superato, dopo aver fatto questo 24% fattibile entro un anno, potrò avere questo scaling plan che è molto più ampio rispetto a quello precedente, quindi partendo da 100.000 con un 5% di target per passare allo step successivo. Quindi sul lungo termine direi molto più interessante dell'altro. Sul breve termine invece guardate un po' cosa succede. Il primo 24%, qui io non ho calcolato nulla, per il primo 60%, che era quello che io avevo calcolato nella simulazione del video precedente, qua guadagnerei 52, qua guadagnerei 36. Quindi sul breve periodo meglio il normale, il low risk, ma sono sicuro che se vuoi fare un piano a lungo termine questo diventerà più interessante nel futuro, perché aumenterà lo split a favore del trader, aumenteranno gli scaglioni affidati molto più velocemente con un importo maggiore rispetto al normale. Quindi guardando nel lungo termine, quello che consiglio vivamente è il bootcamp. Ma come vedremo, o bootcamp o normale non ci sarà paragone. Perché? Perché ho fatto questa simulazione, cioè se io vado a prendere 500 euro e lo metto su un conto reale e utilizzo lo stesso rischio, lo stesso money management utilizzato su un conto da 500 euro, mi farà guadagnare di più. E voglio farti capire qual è stata la simulazione. 286 operazioni fatte con un 60% di win rate, significa che 6 operazioni su 10 andavano in take profit, 4 su 10 andavano in stop loss, ogni operazione con un rischio rendimento di 1 a 1. Significa che metto a rischio la stessa cifra che potrei vincere. Se prendo lo stop perdo una cifra uguale all'importo se prendo il take profit. Ovviamente l'ho fatto in questa maniera perché così diventa molto più semplice, non ho diverse variabili da dover considerare. Un risk management di un decimo dello stop out. Che cosa significa? Un 10% di quello che mi posso permettere di perdere. Nel caso del 4% io vado a aprire un decimo di quel potenziale stop out, quindi posso perdere fino a 10 volte di seguito, anzi posso perdere fino a 9 volte prima di essere buttato. Alla decima operazione di seguito che perdo avrò raggiunto il mio stop out. Un decimo che praticamente corrisponde a un 10% della mia potenziale perdita, che come vedremo chi è abituato a fare trading professionale, rischiare il 10% della tua disponibilità messa a rischio in questo caso è veramente tanto. Ma andiamo a vedere che cosa è successo. Come vedi qui ti faccio vedere la formula: un capitale da 10.000 euro,
Uno swap out del 4% di 10.000 euro equivale a 400 euro e il rischio per singola operazione di un decimo, quindi un 10% è 40 euro. Significa che posso perdere 40 euro, ma posso vincere 40 euro. Come puoi notare, ho messo per ogni 10 operazioni, io ho messo 6 operazioni in vincita e 4 operazioni in perdita. Andiamo a vedere un po' gli algoritmi implementati. Il saldo capitale, come vedi, questa è la formula, e cioè vado a prendere il capitale dell'operazione precedente, aggiungiamo la vincita e in questo caso diventerà 10.040. Se io qua vinco altre 44 euro diventerà 10.084. Stessa cosa in questo caso, come vedi, questo capitale di 10.309, dopo che io ho perso le 71 euro, è scalato a 10.238. Lo stop out in questo caso viene incrementato ad ogni vincita e viene decurtato delle eventuali perdite. Per quale motivo? Perché io prima potevo perdere 400, ma dopo che ho vinto ulteriori 40 euro potrò permettermi di perdere 440, quindi il mio stop out aumenta con i miei profitti. In questo caso è raggiunto a 709 il mio stop out, dopo questa perdita di 71 euro è sceso a 638. Come vedi, questa è l'algoritmo. Mentre per quanto riguarda il rischio di singola operazione è molto semplice: prendo lo stop out e lo divido per 10, quindi un decimo. Come puoi notare, questo 71 è calcolato su 709. Io posso perdere massimo 709 euro, metto a rischio 71 euro. Se va male perdo, come in questo caso è andato in meno; se invece vincevo sarebbe andato in più. Che cosa succede? Succede che il primo 6% di target sarebbero 600 euro sul piano centrale. Ti faccio vedere al volo qual è il piano che ho scelto io, e cioè quello da 40.000 euro in low risk, dove si parte con 10.000, dopo aver fatto questo 6% passerò direttamente a 40.000 euro. Quindi dopo il primo target di 600 euro avrò guadagnato 300 euro di profitto. Nel secondo target, quando inizio, come vedi qua, da 40.000 euro, arrivata a 44.000 euro, avrò guadagnato 2.000 euro, più le 300 euro precedenti sono 2.300 euro di profitto totale. Quando lo scaglione diventa 80.000 euro, il mio 10% diventa 8.000 euro, splittato 4.000 euro di guadagno, più le 2.300 euro precedenti, diciamo, ho raggiunto totale di 6.300 euro di profitto. L'ultimo, in questo caso, l'ultimo scaglione che ho simulato io con 160.000 euro, i 16.000 euro vengono raggiunti con questa operazione. Quindi che cosa succede? Succede che qua, in questa operazione, ero giunto a 15.000 euro circa. Anche se in questa operazione potevo vincerne 2.000, il sistema, arrivato a 16.000, mi blocca l'operazione, quindi non porto a casa 17.000 euro di guadagno, ma ne porto soltanto 16 diviso 2. Andiamo a fare il confronto. Ecco qua, noi abbiamo un saldo capitale di 500 euro, un piccolo conto da 500 euro, dove ovviamente, come in questo caso, qua posso perdere 400 euro, qua posso perdere 500 euro. Tu a questo punto mi dirai: ma com'è possibile? È possibile, sì, perché è ovvio che se io sto un anno, due anni a lavorare e raggiungo il mio stop out, praticamente io ho perso tutto. Se io sto un anno, due anni a lavorare col mio conto reale, io ho perso tutto raggiungendo il mio stop out. Quindi il rischio è lo stesso. Io potrei mettere qui, al posto di 500 euro, potrei mettere anche lo stesso 400 euro, ma non cambierebbe più di tanto. Realmente che cosa succede? Succede che nella mia testa, io che faccio un programma su una prop trading, penso di avere 10.000 euro, ma realmente è solo un numero fittizio scritto nella piattaforma. E l'importo sul quale io devo pensare è questo, è lo stop out, perché è quello che mi porterebbe a casa una volta perso. Ed è lo stesso dello stop out di un conto reale: una volta perso io devo ricominciare da capo. Quindi è questo l'importo di riferimento. È ovvio che il saldo capitale qua ci serve per calcolare lo stop out, ma è sullo stop out che io devo calcolare il mio rischio. Quindi è ovvio che io qua
sono andato a calcolare un decimo di quello che posso permettermi di perdere, tutto il mio capitale. Come qua ho calcolato un decimo di quello che posso permettermi di perdere, cioè 400 euro. In questo caso, qual è, che cosa succede? Succede che al primo step di The Fivers, qua io già avrei guadagnato 764 euro rispetto a The Fivers, perché non ho nessuno split, mentre qui devo dividere l'importo con loro, questo praticamente è tutto mio. Nel secondo step andrei qui a guadagnare 2300, mentre qua guadagnerei il doppio, 4000 euro. Nel terzo step, quando io qua lavoro con 80.000 euro su The Fivers, qua raggiungerei un profitto totale, quindi queste 6.300 euro sono la somma di tutti gli step precedenti, quindi guadagnerei 4.000 più 2.300 precedenti, sono 6.300, qua un totale di 15.000 euro, quasi il triplo, diciamo più del doppio. Mentre nell'ultimo sarei a 14 contro 59, avrei guadagnato 8.000 euro grazie allo step con le 160.000 euro, 6.300 euro precedenti, totale 14.3, mentre qui avrei guadagnato praticamente per tre volte. Si capisce che praticamente qua riesco a guadagnare in maniera esponenziale. Quindi, anche se io lavoro con l'aggressivo o con il bootcamp, con il mio conto reale, potrò guadagnare per 10, per 20, per 30 volte negli anni successivi, sempre se io sarò profittevole. Però arrivato a questo punto tu mi dirai, Giuseppe, però con The Fivers questi 6.300 euro precedenti me li sono già portato a casa. Mentre tu, se rischi così tanto su questo conto, potresti anche bruciarlo. Allora io ti dico sì. È possibile, ma perché devi arrivare a questo punto? Significa che io nello step precedente avevo guadagnato fino a qua un totale di 6.300 euro. Per non rischiare, dalle 15.000 euro che ho guadagnato sul mio conto posso togliere 6.300 euro, che sono quelli che avrei già guadagnato se avessi fatto l'altro percorso alternativo, quello sulla prop come The Fivers. In questo caso togliamo 6.300 euro alle 15.000 euro, ok, mi porto a casa un po' di soldi, continuo a lavorare con la differenza, quindi 9.500, ho già recuperato gran parte dei guadagni. A questo punto, anche con 9.500, caro mio, io guadagnerò 41.000 euro. E in questo caso potrei rifare la stessa operazione nello step successivo, posso togliere le mie 14.000 euro da queste 41 e continuare a lavorare. Quindi man mano che il mio capitale aumenta, io lo vado togliendo. Se sono davvero bravo, se sono davvero profittevole e penso di poter fare un programma su una prop trading e arrivare a questi numeri, diciamo che ci fanno sognare, anche con un conto reale posso arrivare a guadagnare tantissimi soldi. È ovvio che con questi numeri io potrei anche decidere di rischiare molto meno rispetto al rischio come un decimo lavorando con la prop trading. Il 10% è veramente un importo eccessivo per lavorare in maniera professionale, ma è la stessa logica, la stessa proporzione che noi praticamente utilizziamo quasi sempre facendo trading sulle prop. E quindi, ok, qua io non voglio rischiare più il 10, ma voglio rischiare 20, quindi un ventesimo. Non voglio rischiare più il 10%, voglio rischiare il 5%. Riaggiorniamo la formula, in questo caso porterei comunque a casa 330 euro, che sono di più di queste. Alla fine potrei anche decidere di lavorare in questa maniera, non per forza devo guadagnare così tanto. Allo stesso tempo potrei anche decidere, piuttosto che di iniziare con 500 euro, posso anche iniziare con 250, quindi non rischiare nulla, un po' l'importo che ci vorrebbero, no, per questo piano da 10.000, se non ricordo male, ci vogliono 385 euro di iscrizione. Quindi se io metto 385, qua sono a 589, e comunque praticamente è la stessa cifra che io ho preso dalla mia tasca per fare il percorso con The Fivers, pertanto sono più incentivato a lavorare con i miei soldi senza avere regole e senza il rischio di dover subire qualsiasi cambiamento da parte della prop trading. A questo punto, quello che mi sono detto, dico, probabilmente su FTMO le cose cambieranno. Per quale motivo? Perché il drawdown è molto più ampio, quasi il più del doppio, perché dal 4 passiamo al 10, abbiamo una leva maggiore. Facciamo una simulazione con capitale da 10.000 euro. Su FTMO il primo 10% non guadagnerei nulla perché c'è la challenge, il secondo 5% non guadagnerei nulla perché c'è la verification,
inizierei a guadagnare successivamente. Il 10% fatto su 10.000 euro mi porterebbe, con lo split dell'80%, a guadagnare 800 euro. In questo caso, come vedi, guadagno 2.900 euro con il mio capitale, sempre considerando che io sono con un conto da 500 euro e qui rischio 50 euro ad operazione, mentre qui rischio 100 euro ad operazione. Quindi è ovvio che già le differenze si notano. Ma se andiamo molto più avanti, in maniera esponenziale, qua guadagno 6.007 contro 1.009, qua quasi 15.000 euro contro 3.000 euro e via di seguito. Andiamo a fare subito una comparazione invece con un capitale da 25.000 euro. E cioè, qui ovviamente le cose cominciano a cambiare. Da 2.000 sarei a 2.009, quindi mi converrebbe sempre il conto reale. Da 4.800 sarei a 6.007 col conto reale, quindi diciamo che anche se la differenza si assottiglia, nell'ultimo passaggio io sarei a 16.000 euro contro 65.000 euro. Questi 16.000 euro, attenzione, ovviamente per arrivarci io devo fare uno scaling plan dove minimo FTMO mi chiede 18 mesi, perché il 25% di incremento sul capitale me lo fa solo minimo ogni 4 mesi. Andiamo in una simulazione da 50.000. In questo caso le cose si fanno differenti, perché ovviamente qua io vado a rischiare 500 euro ad operazione contro 50 euro di operazione. Quindi all'inizio ci sarebbe una differenza sostanziale, 4.000 guadagnerei su FTMO contro 2.009. Ma come vedrai, pian piano questa differenza si va assottigliando. E per quale motivo? Perché se su FTMO io lo scaling plan lo faccio pian piano, sul mio conto reale invece sono molto più veloce, e cioè riesco ad incrementare il mio capitale, come vedi qua, 14.000 euro, ma velocemente diventa 28.000 euro, fino ad arrivare qua alla fine, dove io guadagnerei praticamente il doppio di FTMO dopo 18 mesi minimo. Facciamo l'ultima simulazione con 100.000 euro di capitale affidato. Come puoi notare, inizialmente la differenza è davvero tanta a favore di FTMO, ma alla fine io sarei allo stesso importo. Qual è però una differenza sostanziale? È che FTMO mi permette di arrivare a uno scaling plan del genere solo dopo 18 mesi, così come ho spiegato nel video precedente, perché vi fa aumentare del 25% soltanto ogni 4 mesi. Mentre nel mio conto reale, se sono profittevole, potrei arrivarci molto tempo prima, quindi guadagnare 65.000 euro dopo solo 10 mesi, mentre qui probabilmente ci vorranno 8 mesi in più, quindi sarò sempre un passo avanti con il mio conto reale. Arrivato a questo punto, facciamo le conclusioni, tiriamo un po' le fila. Se devo lavorare con una prop trading e devo rischiare di bruciare il mio percorso, il mio investimento di soldi, ma il mio investimento di tempo, conviene lavorare su un conto reale. Per quale motivo? Perché non devo sottostare a nessun'altra azienda. Non mi possono cambiare le regole, come magari è già successo con Fundintalent. Ti ricorderai, nel mio primo video di comparazione avevo parlato di Fundintalent con un'azienda abbastanza trasparente, ci mettevano la faccia, c'era uno staff interessante, ma poi alla fine che cosa è successo? È successo che hanno cambiato completamente le regole, tutti coloro che fino a quel momento fatto uno scaling plan si sono ritrovati azzerati di tutto quello che avevano costruito. Quindi è ovvio che se domani The Fivers o FTMO decidono di cambiare il progetto, tu dovrai subire questa loro decisione, rischiando pure che magari ti puoi trovare accusato di aver violato una delle loro regole, qualsiasi sia, ed essere buttato fuori. Con il tuo conto questi problemi non ci sono. Ricordiamoci che la causa principale di tutto è che noi siamo sempre convinti di avere un capitale affidato, ma quello che realmente noi dobbiamo sempre pensare è che stiamo lavorando con il capitale del drawdown, con lo stop out. Se io stavo lavorando con il 4% di stop out su 100.000 euro, io è come se avessi 4.000 euro. Se lavoro su FTMO con uno stop out del 10% su un capitale affidato da 100, io sto lavorando con 10.000 euro. Quindi è tutto lì il bluff, e cioè il fatto che io sono illuso di avere
un vantaggio quando invece realmente mi stanno affidando pochissimi soldi. Se io inizio con FTMO con 10.000 euro affidati è come se stessi lavorando con 1.000 euro. Tanto vale mettere 1.000 euro sul mio conto e lavorare con le mie regole, senza nessuno split e senza nessun rischio. Quindi che cos'è che ti consiglio quest'oggi io? Prendere qualche migliaio di euro, aprire il tuo conto anche con una leva alta in un broker sano, e se sei davvero profittevole come pensi, perché se stai facendo il percorso su una prop trading devi essere profittevole, se non lo sei non la puoi fare. Se sei davvero profittevole, allora tanto vale farla nel tuo conto e calcolare il tuo rischio in base alla tua strategia. E cioè, se hai un drawdown davvero basso, allora puoi rischiare anche sul tuo conto, puoi rischiare il 5, l'8, il 10%, quello che vuoi, se hai già statistica. Ovviamente in maniera professionale io consiglierei di non rischiare così tanto, perché i periodi negativi possono venire anche dopo diversi anni, quindi ti consiglierei sempre di rischiare un importo inferiore, a maggior ragione se magari hai delle perdite prolungate di tanto in tanto. Non rischierei mai del 2, 3, 4%, pur avendo una strategia solida. Quindi alla fine, caro amico mio, quello che realmente è stato tutto il mio sacrificio nel farti capire quanto potevano essere interessanti questa rivoluzione del trading, sono convinto che è un'illusione, quindi per niente conveniente. Spero che tutto quello che hai visto in questo video sia stato compreso. Se vuoi questo file posso mandarlo, così come ho mandato quello del video precedente. Basta che ti registri nel mio sito www.giuseppeippolito.trading, poi potrai direttamente mandare una mail per richiedere questo tuo file. È possibile che ci possano essere degli errori, le formule sono davvero tante, quindi magari ricevendolo potrai anche tu valutare tutti i calcoli. Se ci sono alcune cose che mi stanno sfuggendo, perché ovviamente in questo ragionamento così complesso ci sono alcuni aspetti che possono non essere coerenti o sul quale non puoi essere d'accordo, ti invito a scriverlo nei commenti, cercherò di rispondere se ne varrà la pena, eventualmente ne parleremo anche nel prossimo video, anche con una breve parentesi. Adesso andiamo a vedere il mio conto reale, le operazioni di queste due ultime settimane nella mia MetaTrader. Ed ecco la mia MetaTrader, vado a riprendere direttamente il monitor rispetto a prima che ero fuori, adesso sono ritornato in ufficio, quindi possiamo fare questo tipo di ripresa che dà maggiore trasparenza, maggiore veridicità ai miei risultati, proprio perché così è impossibile manomettere o modificare il video. Andiamo a vedere la mia MetaTrader, si tratta di un conto reale e lo si vede da qui, da questa scritta live. Come al solito metto questo nastro sopra la scritta del broker per evitare di far pensare che ci sia un conflitto di interessi, e andiamo sullo storico operazione, andiamo a guardare le operazioni aperte. Ho messo anche questi nastri sopra il mio capitale per un discorso di privacy. Andiamo a guardare quali sono le due operazioni aperte, e cioè queste 3.200 euro, 3.176 euro di vincita attualmente con USD CAD 6 lotti, mentre poi abbiamo 3.400 euro di potenziale perdita al momento sui due lotti del gold, quindi un parziale di 600 euro circa, che vedremo nel prossimo video come si saranno chiusi. Andiamolo a guardare, diamogli un'occhiata. Il silver mi ha portato, il gold scusate, mi ha portato ad una perdita importante. Ho stretto i denti e alla fine diciamo sta ritornando a scendere, quindi perdevo circa 6.000 euro. Ovviamente presumo, essendo venerdì quest'oggi, penso di chiudere questa opportunità, ma vedremo se continua ancora a scendere, la lascerò correre anche per la prossima settimana. In ogni caso ho già inserito il take profit al pareggio, quindi soltanto 193 euro, qualora continuasse a perdere vado a recuperare queste 3.000 euro. Invece il USD CAD dopo il triplo
minimo. Vedete, alla fine il prezzo è partito e sta andando nella nostra previsione. Qualora dovesse continuare a salire, adesso vedremo come si comporta. Io cercherò di spremerlo, ma eventualmente chiuderemo in anticipo la posizione. Se invece così non fosse, quindi lo lasciamo aperto per la prossima settimana, ci sarebbero 5.193 euro di profitto. Vedremo come andranno a finire queste posizioni. Su storico operazioni, andiamo a vedere la settimana precedente, quindi queste due operazioni, quella di giorno 11 e 12, che mi procurano una perdita importante. Adesso questo possiamo anche toglierlo, quindi si tratta di una perdita di 2.000 euro circa. 1.448 euro di perdita procurate con l'operazione NZDCHF 5 lotti e mezzo, mentre il Bitcoin mi fa perdere soltanto 538 euro. Quando ha rotto il livello che vi ricordate avevo indicato, diciamo, ho chiuso immediatamente. Invece questa settimana in corso abbiamo 1861 euro prese da sterlina yen, e l'altra operazione sempre in correlazione con lo yen australiano yen, 709 euro. Quindi le due operazioni mi procurano 2500 euro, queste due operazioni, mentre 1511 di profitto euro dollaro, operazione che ho dato ieri, che è andata a segno così come avevamo previsto soltanto nel primo take profit. Quindi chiuso totalmente i sei lotti nel take profit, nel primo take profit che avevo indicato. Quindi un totale questa settimana di queste tre operazioni siamo praticamente a 4.000 euro circa. Vedremo la prossima settimana le due operazioni in corso come finiranno. Ragazzi, per questo oggi è tutto. Mi fa piacere se siete arrivati fino a questo punto del video. La mia raccomandazione è sempre la stessa, e cioè quella di fare trading con la testa. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.